No, torniamo indietro perché... Mi pare che la questione sia abbastanza controversa, per cui anche se dovesse essere qualche richiesta di intervento, non credo ci siano particolari. Credo che sia importante intervenire. Io, vabbè, non faccio parte in questo momento della Commissione Urbanistica, l'ho seguita all'Avere per quanto riguarda la valorizzazione storica e archeologica, però abbiamo avuto modo di fare incontri con l'assessore, con le realtà territoriali, proprio per trattare questo tema, e credo che sia importante, insomma, dare dei dettagli perché non ci siano equivoci su questo tema. E c'è stato un passato nemmeno troppo lontano in cui il suolo veniva utilizzato come moneta di scambio a livello urbanistico, dove l'amministrazione pubblica cedeva il passo a privato perché si potesse costruire in cambio di servizi e cementificare. E in molti casi sappiamo che le prime opere che venivano costruite erano le opere di interesse privato, e se andava bene quasi mai ci si arrivava a costruire poi le opere di interesse pubblico, perché in molti casi vediamo come queste realtà private poi andavano classicamente a fallire prima. Ecco, questa convenzione, insomma, che ormai ha 15 anni, ha dimostrato come poi affidare al privato la realizzazione di opere pubbliche non abbia poi portato risultati concreti di qualità. Anche lo stesso mercato, se vogliamo parlare, insomma, di qualità anche a livello architettonico urbanistico, non è che eccelle per qualità e estetiche. Sicuramente quello che è importante dire, che è stato lo stesso commissario ad acta a chiederci di finire di realizzare le opere che erano già in essere, cioè quelle del mercato, e su cui noi dobbiamo dare, proprio per rappresentare quanto è stato il costo vivo sulle spalle dei cittadini, ancora 14 milioni di euro. È stato il commissario ad acta che ci ha chiesto di andare alla chiusura, insomma, della parte delle opere che riguarda il mercato, e non procedere, insomma, con la realizzazione delle opere pubbliche, proprio per la complessità con cui si è andata a costruire, a inerpicare con il rapporto con il privato. La convenzione, è importante dire, del 2006 rappresenta dei posti di costruzione che sono di quell'epoca e quindi elevatissimi per Roma Capitale. Cioè, costa, per dirlo chiaramente, molto di più farlo noi come amministrazione pubblica direttamente, rispondere a quelle richieste di servizi che ci vengono chiesti dalla cittadinanza e che sono stati concordati con un tavolo partecipativo, allora richieste giuste di mancanza di servizi a cui bisognava dare risposta. Se noi adesso dovessimo procedere con la CAM, avrebbe un costo triplicato, molto più alto. Invece noi, da amministrazione responsabile, vogliamo farci carico del costo di queste opere, andando a realizzare come una responsabile amministrazione che risponde alle esigenze del territorio e dei cittadini, anche per promesse che sono state fatte nel passato. Poi ognuno si prenderà le responsabilità delle nostre azioni. Questa è una cosa, insomma, che abbiamo evaso e affrontato proprio dal punto di vista urbanistico. Io credo che siano i fatti a parlare. Cioè, la CAM ha avuto fino adesso in mano la situazione e questo è il risultato finale. Non c'è dubbio che si sono riscontrate delle difficoltà. Si è cercato di collaudare la struttura mercatale, e voglio solo dire un numero: il collaudatore si è dimesso per ben 8 volte. Poi sappiamo il problema che insiste sulle opere che non vengono collaudate e poi devono essere collaudate dall'amministrazione pubblica. La soluzione si è arrivata, per fortuna, a trovarla proprio con il commissario ad acta, per cui si è arrivata, insomma, finalmente al collaudo dell'opera. Noi quello che vogliamo raggiungere, ovviamente, è chiudere il prima possibile i rapporti di realizzazione del mercato con la CAM. Poi io lo dico con tutta la coscienza pulita, perché qui non c'è volontà di fare campagna elettorale, ma bensì è di non spendere altri soldi dei cittadini senza
riuscire a realizzare e dare i servizi pubblici necessari di cui la collettività ha bisogno. Quindi arrivare il prima possibile alla chiusura dell'opera mercatale, alla valorizzazione dell'opera storica archeologica e della Via Collatina, che è quello che ci auguriamo, insomma, si possa arrivare al più presto. Ovviamente da questo punto di vista dipendiamo dalla CAM, per cui daremo tutti i soldi che saranno necessari, insomma, a pagare rispetto ai costi di costruzione previsti, che ricordo sono molto elevati perché ricorrono al mercato che c'era antecrisi, cioè del 2006. E ci tengo a sottolineare il fatto che comunque questa mozione è stata protocollata prima che l'altra arrivasse in aula, quindi non c'è stato, in realtà è la risposta alternativa che si voleva proporre, che potesse andare in questa direzione. Poi ognuno si mette la mano sulla coscienza e voterà quello che si sente, però noi sappiamo di aver dato il massimo, aver fatto la cosa giusta dal nostro punto di vista, quindi nel rispetto delle posizioni altrui ovviamente noi voteremo favorevole a questo atto.